Buongiorno, buongiorno a tutti dal vostro homeless, una delle tante persone che vive in strada e che documenta un po' la sua vita e quello che gli capita attorno. C'è un po', c'è qualche uccello strano qua. Vabbè, intanto oggi sentite rumoreggiare. Abbiamo una tazza di chai, vediamo un po' se ve la inquadro. Me l'hanno offerta i turchi. Mi dispiace solo me l'abbiano data in questa tazzina che è un po' da caffè, leggermente un po' più grande, ma è da caffè. Di solito la danno in un bicchierino di vetro particolare, chissà, magari un giorno ve lo farò vedere. Vabbè, bando alle ciance, intanto vediamo un po' se vi inquadro qualcosina, mi metto qui. Ok, allora di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo dello scappare, se si può scappare... Non tanto da una vita che non ci piace, ma diciamo così, c'è una non è un detto, ma un modo di dire che si dice sempre, che si dice sì, beh, uno può andare di qua e di là, ma in realtà se ha dei problemi sua, personali, non cambia niente. Io l'ho sentita dire tantissime volte da persone che hanno cambiato vita, hanno migliorato la propria vita, hanno puntato a un'esistenza per certi aspetti più ecosostenibile, per altri aspetti hanno smesso di lavorare per dedicarsi a ciò che gli piaceva e vedo che diciamo suggeriscono, consigliano il fatto che è inutile scappare perché dai propri problemi personali non si può scappare. Non stiamo parlando di tasse, stiamo parlando di problemi soprattutto qui dentro e quindi loro suggeriscono sempre di prima risolverli. Questa è la loro opinione, ecco, anche, magari anche per la loro esperienza, la loro opinione e esperienza. Ecco, io oggi non è che voglio fare il bastian contrario perché ho passato anche quell'età, scusate, ho passato anche l'età del bastian contrario, quello che se tutti dicono non andiamo a sinistra lui va a destra, oppure tutti vanno a destra lui va a sinistra, ho passato anche quell'età. Però chi mi conosce e chi mi segue da qualche mese sa che io ho fatto qualche città, ho viaggiato un po' e i miei problemi psicologici me li sono tenuti. Sono arrivati anche là, sono arrivati a maggio a Milano, sono arrivati a giugno a Londra, sono arrivati un po' ad agosto, un po' a settembre quando ero in altre città. Quindi per certi aspetti se uno dovesse tra virgolette ascoltare il loro suggerimento o consiglio farebbe bene, perché io posso fino a questo momento in cui ho parlato dire che in effetti non posso scappare dai miei problemi psicologici. E quello può essere vero ed è vero, non nessuno nega nulla, però c'è un però, perché comunque innanzitutto questi problemi psicologici, per la mia esperienza, io parlo sempre per la mia esperienza ragazzi, perdonatemi, ma non sono un dottore, non sono un medico, non sono niente, parlo per quello che capita a me. Però questi problemi psicologici si attenuano, durano meno o comunque hanno un altro grado di pressione, magari è minore o magari è maggiore però finisce prima. Che cosa voglio dire? Voglio dire che cambiando posto, se uno ha l'occasione di cambiare posto, paese, città, quello che vi pare a voi, comunque sia, pur che questi problemi psicologici, parlo di questo principalmente, tornino a farsi sentire, verranno accusati dalla persona in un'altra maniera. Perché questo? Perché è cambiato il paesaggio. Semplice. È cambiato il paesaggio, è cambiata le persone, sono cambiate le persone che si incontrano per strada, sono cambiate le strade che si frequentano, i posti che si frequentano, i locali, il bar, tutto quello che volete voi, è cambiato. Quello che ho notato io già lo sospettavo ancora prima di cominciare a fare qualche viaggio, già sinceramente me lo sospettavo, però l'ho avuto subito la conferma essendo tornato qua in Toscana, perché sono sempre i soliti ambienti, le solite strade, i soliti alberi, il solito verde, le solite persone, il solito ciao ciao, il solito questo, il solito quell'altro. Ed è una cosa che a volte mi dà un po' di nausea, perdonatemi, spero di non avere ora eccessive critiche su questo, però in effetti mi dà un po' di nausea. Mentre da altre parti, dove è capitato che ho avuto dei miei disagi psicologici fuori dalla Toscana,
pur avendoli, erano vissuti diversamente, perché comunque c'è quel bar che non sei andato che ci puoi andare a vedere persone che non hai mai visto, c'è quella strada che non, sulla quale non hai mai camminato o non hai mai viaggiato in autobus, c'è quella metropolitana che non hai mai preso, c'è quel museo particolare che non avevi mai visto, c'è quel modo di vestire che neanche pensavi esistesse, c'è sempre, si ritorna sulla base di quel video che feci sulla depressione, c'è un cambiamento, c'è una diversità che ti porta comunque a un cambiamento, anche se minimo, nella percezione delle cose, quindi tutto è bene quello che finisce bene, non lo so, però è un po' meglio, questo lo devo ammettere. Quando sento dire, che ne so, c'è chi ha avuto una delusione d'amore, ogni tanto su YouTube c'è queste persone che hanno avuto una delusione d'amore e raccontano, e sembra che raccontano si stiano spegnendo, però dimenticano che il viaggio, ma non il viaggio, il turismo, lo spendere, no, il viaggio inteso come vedere posti nuovi, stop, che possono essere semplicemente a 100 km da dove abitiamo perché è una provincia che non abbiamo mai visto, oppure una montagna che non abbiamo mai visitato a un'ora e mezzo in autobus, per dire, cioè non è che bisogna per forza andare dall'altra parte del mondo, non c'è tutto questo da fare che bisogna siamo obbligati a fare, non esiste, non c'è bisogno. Io con questo video volevo semplicemente suggerire, in caso di quando avete voglia di scappare dai vostri problemi, soprattutto psicologici, io sono il primo a dire che non scapperete, però allo stesso tempo sono il primo a dire che qualche miglioramento potrete averlo. Questo sì, questo lo posso dire. E che comunque se anche si ripresenteranno questi problemi in un altro posto, avranno un'accezione diversa, avranno un altro spessore. E per questo io vi dico, non credete a quelle persone che dicono no, ma tanto non cambia nulla, perché se hai questi problemi, che sia qua o sia là, che sia in Toscana, Liguria o in Veneto o in Calabria, è lo stesso. Non è vero, non è lo stesso, non è assolutamente vero, è molto differente.